Allora, aspettiamo qualche secondo per dar modo a tutti i partecipanti di arrivare online. Ok, direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda puntata del Caffè con Cesarano, il nuovo format di dirette che nel tempo di un caffè vi darà un overview sui mercati finanziari. Mi presento, sono Jessica Berre, sono qui oggi con i miei colleghi Marino Masotti, caporedazione di WebSim, e Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte. Iniziamo subito con un breve excursus sul sondaggio lanciato la scorsa settimana, in cui vi abbiamo chiesto quali sono le vostre aspettative sul FTSE MIB 2020, attualmente posizionato al meno 16%. Come mostrato nella slide, il 40% di voi ritiene che l'anno si chiuderà in negativo per l'indice italiano, con un valore compreso tra il meno 20 e il meno 10%. Ecco Marino, entriamo ora nel vivo della diretta. A proposito di FTSE MIB, qual è la nostra visione come esperti di settore? Siamo un po' più ottimisti rispetto alle persone che hanno partecipato al sondaggio e vediamo spazi di recupero per la Borsa di Milano, sempre che la politica non faccia lo sgambetto. Quindi, secondo noi, c'è un po' troppo pessimismo tra le persone che hanno risposto. Noi vediamo invece la possibilità che queste manovre, queste misure che stanno per essere varate, diano impulso all'economia e quindi che possano salire anche le quotazioni dei titoli. Bene, a questo punto passiamo però alla settimana in corso e la settimana è iniziata in Europa in continuità con l'Asia, dove è ripartito un bel rally delle borse. Le borse europee sembrano voler guardare anche al Consiglio europeo di venerdì. Consiglio che dovrebbe essere l'inizio della discussione sul recovery fund e sulle misure a sostegno delle economie disastrate dalla pandemia. Venerdì scorso c'è stata la presentazione di quello che dovrebbe essere la base di partenza del negoziato. La Germania ha detto che vuole portarlo avanti, vuole fare in fretta, e quindi la Germania, che è il paese guida in questo momento fino alla fine del semestre, c'è da essere ottimisti, quindi che dal Consiglio europeo del 17-18 possa uscire l'Europa delle nuove generazioni. Grazie Marino e buongiorno a tutti innanzitutto. Dunque, è la settimana in cui si comincia un negoziato che per la prima volta si svolgerà dal vivo dopo una serie di incontri anche qui dal vivo che i vari leader stanno tenendo, tra cui lo stesso Conte che sta facendo un vero e proprio tour tra Portogallo, Spagna e oggi tra l'altro sarà anche in Germania. Bene, è un primo incontro che vede come base negoziale la proposta del Presidente del Consiglio europeo, che propone tra la cosa principale un po' di ridurre il budget del 2021-2027 e soprattutto di spostare quello che è un po' il potere di decidere quali piani verranno ammessi oppure no di quelli presentati dai governi dalla Commissione. Non sarà la Commissione a decidere, questa è la proposta, ma il potere viene spostato a maggioranza qualificata al consesso dei ministri finanziari dell'Unione a 27. Questo è un elemento importante di concessione un po' ulteriore ai paesi del nord, oltre a tutta una serie di altre concessioni che sono state proposte. Verosimilmente l'impressione è che si tratta di una base buona di partenza, ma che in realtà la conclusione potremmo averla più verso fine luglio, sperabilmente entro il mese di luglio, anche se la Merkel continua a dire entro l'estate. Però l'imprimatur, la forza della Merkel, che lo ricordo, ora è il presidente del semestre Europa, è molto importante affinché i negoziati possano avere una buona speranza di chiudersi già questo mese. Protagoniste anche stamattina del rialzo delle borse sono le borse della Cina, che sono ripartite, sono sui massimi degli ultimi 2 anni e mezzo e stanno salendo nelle ultime settimane, proprio nel momento in cui i rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Cina sono, direi, ai minimi termini dell'ultimo mezzo secolo. C'è Hong Kong che sta sfidando Pechino e che l'esito di queste votazioni non ufficiali svoltesi domenica sono uno schiaffo alle autorità cinesi. C'è Donald Trump che dice addirittura potrebbe essere che non si arrivi a una seconda fase dell'accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti, eppure le borse salgono e la borsa di Shanghai ha chiuso in rialzo di oltre il 2%. Che sta succedendo? Quali sono le spinte in questo momento in Cina?
Dunque, mettendo un po' insieme il tutto, diciamo che in questo momento l'effetto principale è quello della liquidità. Anche in Cina le borse stanno salendo, come si vede anche nel grafico, soprattutto da un tema di liquidità, nel caso specifico della Cina, dai cosiddetti margin loans, cioè vengono dati dei soldi in prestito alla Cina, ai sottoscrittori, di conti presso i broker, per acquistare azioni anche a chi non ha zero yuan. E quindi vengono, in qualche modo è lo Stato stesso che sta tollerando questo tipo di andamento, qualcosa che successe già tra il 2014 e il 2015. Mettendo insieme un po' il tutto, è l'effetto liquidità che guida i mercati sanno che anche nel caso degli Stati Uniti la Federal Reserve non lascerà i mercati da solo, soprattutto in un momento in cui il virus sta mordendo sempre di più negli Stati Uniti, in alcuni stati, tra l'altro quelli dove Trump fu vittorioso nel 2016, la Florida in testa. E dall'altra parte Trump cerca in qualche modo di trovare nel nemico esterno Cina un motivo di riscatto, visto che è molto indietro nei sondaggi. Il 29 luglio, ricordo, c'è la Fed, i mercati confidano molto nel fatto che la Fed, almeno questo mese, potrebbe ancora dare una mano. Agosto potrebbe essere un mese un po' diverso, non dovrebbe esserci ulteriori manovre dei governi, le banche centrali dovrebbero essere un po' meno presenti. E il clima elettorale statunitense entrerebbe più nel vivo, visto che si avvicina appunto il mese di novembre. Grazie Antonio. Quindi mamma Banca Centrale sta vicino a noi ancora per tutto luglio, poi invece in agosto, insomma, c'è da stare un po' più attenti. Bene, passo la parola a Jessica per le conclusioni di questo appuntamento di oggi. Sì, ringrazio i relatori per la spiegazione esaustiva. Prendendo spunto da un'interessante riflessione posta da uno dei nostri utenti, vi domando, pensate che il Recovery Fund possa essere un game changer, ossia un fattore chiave per il nostro futuro? Prendo la Antonio. domanda al balzo, Jessica, sì, e ringrazio anche la persona che ha formulato la domanda, che è molto interessante perché è il tema di cui si parlerà probabilmente molti, nei prossimi mesi. Dunque, i negoziati sono in corso, abbiamo detto non sono facili, ardui, insomma, è la prima volta che l'Unione Europea cerca di mettersi insieme per fare emissioni congiunte, addirittura per 750 miliardi di euro per finanziare un piano che è stato battezzato per la prossima generazione, Next Generation EU. Proprio la portata, la voglia di investire in due comparti, in particolare il green e il digitale. Il green, tra l'altro, sta avendo sempre più una connotazione idrogeno. Ricordatevi questa parola che sarà probabilmente molto gettonata nei prossimi settimane e mesi. Questo la dice lunga sul fatto che probabilmente potremmo avere un impatto notevole. Tra l'altro, tra la proposta nuova di Michel c'è anche quella di anticipare i tempi di esborso e quindi sostanzialmente concentrare dal 2021-2024 il grosso degli esborsi. Sotto questo punto di vista potrebbe essere sì un game changer, bisogna però un po' patire ancora qualche settimana per fare in modo che il tutto arrivi alla definizione finale. Grazie Antonio, diciamo quindi che dobbiamo ancora attendere un po' di tempo per vederne poi i benefici. Passiamo adesso a presentarvi il sondaggio che riceverete tra qualche ora per email. Vi aspettate che l'Italia farà ricorso al MES, ossia al Fondo Salva Stati? Attendiamo le vostre risposte a riguardo per commentarle insieme nell'appuntamento della prossima settimana. Non esitate a porci domande e suggerimenti per migliorare il format. Vi ricordo che potete seguire i nostri esperti sui nostri canali LinkedIn, sul sito di Intermonte AI e sulla nostra app disponibile per Android e iOS, dove potrete rimanere aggiornati sui temi più caldi di mercato. A nome di tutto il team vi ringrazio per la partecipazione e vi do appuntamento al prossimo lunedì. Nel frattempo, buon caffè a tutti. Buon caffè a tutti!